Amici, ben ritrovati ancora una volta dai Verdi Marti. Oggi vado a mettere questo video come criticità 2, ma potrebbe anche non esserlo, quindi potrebbe essere anche una reazione del sistema operativo studiato in questo modo. Quindi voglio assolutamente che facciate la prova con Korg PA4X, con Korg PA1000 e poi commentate per capire se è un bug, una criticità della Korg oppure se effettivamente funziona in questo modo. Detto questo, io vado a caricare una song. Vado a caricare 4 marzo, vado in play, qui ho la possibilità di vedere tutto lo spartito, compresi gli accordi se li voglio, le parole se le voglio, e andare a dire quale traccia seguire la partitura, ok? Oppure andare direttamente a vedere parole con gli accordi. E fino a qui ci siamo. Detto questo, io voglio andare ad editare la song, premo Rec e vado su Song Edit. Adesso vado su Mixer, voi vedete che è evidenziata una traccia, quindi io posso andare a evidenziare le tracce che voglio. Mettiamo che io voglio lavorare sulla traccia del flauto, quindi io premo Play e vado a lavorare sulla traccia del flauto, magari andando a cambiare il flauto. Se volessi passare in multitasking ad un'altra traccia, non posso farlo, vedete? Posso solo andare a premere stop e poi scegliere evidenziare un'altra traccia. Non posso farlo in maniera automatica. E questo potrebbe essere, tra virgolette, un problemino. Se uno vuole fare un editing più veloce, deve sempre andare a stoppare e premere play, stoppare e premere play. Quindi non so se questa cosa è una criticità oppure è pensata in questo modo. Sarebbe bello che quando io premo play, posso passare in ogni traccia in maniera veloce, perché così io posso andare a modificare senza dover interrompere per forza la registrazione. Detto questo, però, ecco, e qui vi voglio, esco, vado su Style, mi carico uno Styles, ascoltiamolo, esatto, mi carico uno Styles, poi vado su Rec, Style Edit, ok, Edit, vado a vedere la stessa schermata con tutti appunto i suoni, le icone, eccetera, eccetera. Metto play e qui magicamente me lo fa fare. Cioè qui posso passare da una traccia all'altra mentre sto editando lo styles, cosa molto molto interessante perché non mi fa perdere tempo. Cioè se io voglio andare a cambiare, che ne so, una batteria, vado a cambiare la batteria. Ok, se voglio andare a cambiare un, che ne so, un basso, vado a cambiare il basso. E vado a prendere il basso che mi interessa, ok? Se voglio mettere in solo, posso farlo. Se voglio mettere in solo tutti e due, li posso fare. E questo è proprio per, adesso esco, per farvi capire che questa cosa, spengo, scusate, esatto, che questa cosa è pensata nello Style Edit, ma non è pensata sul Song Edit. Quindi sicuramente potrebbe essere una criticità. E quindi lo vado a mettere. Ricordo, e sottolineo, questo video non è fatto per criticare le aziende, ma per crescere insieme a loro. Quindi mi raccomando, non prendete tutto sempre in negativo, non prendete tutto dicendo ho speso i soldi, non vale quello che ho speso, perché, come ho detto nei video precedenti, tutte le macchine elettroniche hanno continui aggiornamenti software per risolvere problemi e bug. Un abbraccio e un saluto dai Verdi Marti. Commentate, commentate e commentate.